Si parte allora Lugano River Plate, Lugano con la maglia d'ordinanza, quella bianconera con nera con la V bianca, River con la sua classica maglia bianca con la banda diagonale rossa. Lugano che con una vittoria sarebbe già ai quarti di finale, è un risultato incredibile per una squadra che molti davano per quarta nel suo raggruppamento. Invece la vittoria sulla Juve è stata quella che ha sorpreso, ha sconvolto la gerarchia del gruppo. Intanto Amirzade si trascina però il pallone in fondo, sul fondo, allora calcio d'angolo, primo per il River Plate. Subito un pallone dentro che viene allontanato, lo insegue e lo riconquista il numero 14 Novoselski. Ancora Novoselski, tocco dietro, attenzione rischioso, si disimpegna bene però Amirzade questa volta. In profondità il controllo, il numero 6 Obregon, attenzione perché prova a partire ma lo ferma e viene fermato benissimo da Mirzade. Lugano che può farsi vedere, palla dentro, buona occasione, l'uscita da parte del portiere. Intanto con un po' di delusione Jarosevic, ancora uno dei migliori, noto l'assenza perché in panchina di Bacco e Tila, che evidentemente è l'arma da sfoderare nel secondo tempo a gara in corso, lo vediamo tutto in panchina nascosto anche dagli altri compagni, però insomma abbiamo un eccellente Amirzade, un altro che ha brillato molto nella prima partita contro la Juventus. E ha provato numero 8 della Cuesta, pallone che è uscito col suo esterno destro. Ricomincia allora con River aggressivo adesso nell'inizio della gara, che non può ovviamente perdere dopo la sconfitta col Chelsea, e dunque anche la voglia di rivalsa. E ci prova ancora da lontano. Che ha iniziato il pomeriggio a 2-3 ore in meno di riposo. La squadra argentina che ha giocato questa sessione pomeridiana vincendo, anzi perdendo contro il Chelsea, e poi la ritroviamo adesso in campo. E Lugano in possesso di palla con il numero 14 Maxim Novoselski, che trova l'appoggio su il numero 7 Salvatore. C'è un altro intervento, molti falli, molte interruzioni in questo video, quindi brutto colpo subito proprio da Novoselski, che rimane giù, si rialza il giocatore di origine russa, figlio di Leonid Novoselski, uno degli organizzatori del torneo. River partito più aggressivo e Lugano che adesso deve un po' difendersi. Eccolo qui il padre che vedete inquadrato sugli spalti. Ancora tentativo da parte del Lugano, che però subisce anche il fallo, e allora ci sarà la punizione per la testa di serie del gruppo C di Lugano. Novoselski prova ad allargare, non raggiunge però il numero 9 Locorotondo, che è stato l'autore del gol decisivo contro la Juventus. Un bel gol peraltro, la serie molto bella, tutta velocità della formazione svizzera, rivelazione della prima parte di giornata. River adesso costretto sulla difensiva con la giocata all'indietro verso il portiere Jarosevic, rinvio così così, perfezione nel rilancio della difesa del River. Grande agonismo, sembra una partita vera con tanti palloni alti, tanti duelli, guarda che carica che ci mettono in campo i ragazzi. E qui ancora forse una spinta subita da Garantola, Simone Garantola, ma si prosegue, si gioca con il possesso palla del River Plate, che ha un'altra chance adesso sulla sinistra. Prova a liberarsi per un pallone dentro, alla fine arriva il pallone per il destro, qui molto sportivo in questo caso pare della Cuesta, era andato giù un intervento che poteva essere da calcio di rigore. Sì, è rimasto in piedi con grande sportività, alla fine il tiro però non ha fatto male. Attenzione al pallone, fuori, era uscito un po' in maniera avventata. Jarosevic ha provato Salvatore. No, ha provato Garantola. Garantola che ha cercato il sinistro quasi a pallonetto, palla uscita di poco, grande occasione per il Lugano. Ora il pallone riconquistato dall'Orcorotondo, poi va giù però proprio Salvatore, che hai citato tu prima, il numero 7. Ancora River con la chiusura perfetta da parte di Cruezio. Lo dico piano così lo dico giusto. E Amirzade, il capitano del Lugano. C'è grande agonismo su tutti i palloni, si lotta, scivolate, tackle, contrasti, insomma davvero una partita
per intenditori, come si suol dire, con il River che non è rimessa con Felipe Timpone. Cambia con il compagno Lugano, che però adesso ha cercato di salire un po', di salire con il baricentro, e il River deve ricominciare da dietro. Pallone sbagliato, attenzione al contropiede del Lugano, orchestrato da Novoselski, che cerca e trova Locorotondo col destro, però troppo schiacciato, troppo strozzato. Attentissimo Rajo Jaroševic. Secondo me è stato decisivo l'intervento del difensore, perché è entrato in scivolata e ha anticipato Locorotondo nel momento della conclusione. Adesso ancora Mirzade. Il River per un attimo recupera il pallone, poi però è Garantola che serve Novoselski, palla dentro, molto interessante, attenzione per il tocco di Salvatore, poi il palo alla fine arriva il sinistro di Garantola e Lugano avanti 1-0. Che palla di Novoselski per Salvatore, poi Garantola per il tapin, ecco la sua danza. No, River batte veloce, ma non si può, non tutti i giocatori, è un po' un po' una furbata. Salvatore che... bravissimo col tocco sotto, riesce il River a mettere il pallone sul palo, evitare il gol. Bellissimo sarebbe stato il gol, sì, con il numero 2 Tejada, ma alla fine arriva Garantola per il tapin vincente. Allora Lugano avanti 1-0 al settimo minuto. Lugano a punteggio pieno, no, faccio notare che il River aveva cercato di battere velocemente il calcio d'inizio per andare a tenere la porta vuota, cosa che però è stata giustamente interrotta, impedita dall'arbitro. Insomma, lo spirito argentino si nota anche nel DNA, si nota anche da questi piccoli particolari. Ancora il River che recupera un gran pallone, la grande occasione per pareggiare, l'errore clamoroso, è caduto, inciampato, ha colpito malissimo, la grande palla gol per il River che rimane in area di rigore, poi la palla viene allontanata. Aspettiamo di rivederla, perché è stata davvero un'occasione gigantesca per il River all'ottavo minuto. Allora l'occasione immediata per il River di trovare il pareggio con l'errore però sotto porta da parte, ecco qui intanto il numero 10 che fallisce, Ceverri, dopo la bella giocata di Della Cuesta. Sul pallone vedo proprio Della Cuesta, se non vedo male, numero 8 che andrà lui, anche se ci sono altri compagni in zona. No, Agustin Della Cuesta per la soluzione in porta. Dicevamo prima come c'è stato un solo gol sul calcio di punizione in questa lunga giornata, segnato da Pedrinho del Corinthians. Vediamo se un altro sudamericano farà lo stesso. Batte Della Cuesta a giro e la palla è alta. River che si è trovato sotto di 3 gol dopo 6 minuti contro il Chelsea ed è riuscito piano piano, poco a poco, a rimontare. Adesso sarà chiamata una impresa simile la formazione argentina allenata da Gustavo Fermani. Un'altra sconfitta sarebbe difficile da riparare in ottica qualificazione. Vediamo, il Lugano comunque sta benissimo in campo, corrono molto, corrono bene, sono molto tecnici. È una squadra che ha battuto la Juventus e adesso sta conducendo per 1-0 sul River Plate. Due squadre che sulla carta sembrerebbero superiori al Lugano, invece no. Tanto subisce, anzi no, non lo subisce il fallo Locorotondo perché l'arbitro non glielo concede e allora la rimessa laterale è per il River. Novoselski però velocissimo per Garantola, si lotta ancora per il possesso, ancora Novoselski, può far andare a sinistra Amirzade che però prende anche una pallonata in faccia, il capitano Amirzade del Lugano. Tanto si scalda e Bakvetila, vedremo se ci sarà bisogno anche di lui in questa partita. Mentre chissà, il contropiede, velocità. Sarà rimessa laterale per il River.
con Gioele Salvatore che interviene. Novoselski, ma attenzione perché il gioco è fermo. Ancora Novoselski, si appoggia a Loco Rotondo. Ancora lui tiene palla, poi in qualche modo allontana della questa con la rimessa, però sempre in favore del Lugano che sta conducendo 1-0 in questo primo tempo, undicesimo minuto. Novoselski, buono nel controllo, pallone per Loco Rotondo che cerca Salvatore, ottimo aggancio Salvatore. Bravo. Attenzione che poi all'ultimo viene fermato da un ottimo intervento difensivo, poi arriva Garantola come una tarantola, scusate il gioco di parole, ma qui arriva e porta via palla ai difensori del River che non possono ripartire per l'autore del gol dell'1-0, Simone Garantola. Partita con molti contrasti, con molte asperità che fa il gioco del Lugano, che è appunto in vantaggio, però insomma il River mi sembra comunque una squadra ancora molto molto attenzione, centrata. Alla sterzata in area di rigore, ci prova il River, a Mirzade però è attento, poi arriva Salvatore ad allontanare. In mezzo all'area di rigore era pronto Hugo Rocas insieme a Elias Barreto, il numero 9, e poi l'uscita però perfetta da parte di certamente Alessandro il River, Zecca. Il River ha qualcosa da migliorare, sono i numeri di maglia che sono praticamente illeggibili, questo carattere dorato però sul il 9 rosso. Ancora lui è Barreto che lotta, alla fine viene allontanato il pallone che non esce, anzi sì, arriva il fischio. Garantola si appoggia a Loco Rotondo, in qualche modo Cruiezu, possibilità adesso per il River, fermato da Novoselski il numero 3 Rojas, ripartenza per Garantola che corre davvero tantissimo, qui cerca di andare sul pallone ma commette il fallo sul numero 6 Obregon. Spinta netta di Garantola, Lugano che adesso si sta un po' abbassando, si sta un po' facendo schiacciare dal River. Felipe dovrebbe... Tempone, prova lui, ancora Tempone, buono il suo tackle, poi però Loco Rotondo lo ferma più con il fisico che con altro. Cruiezio serve però il pallone a Barreto, ma attenzione perché Novoselski è rimasto giù, problema. Vediamo. Tanto cos'è successo, un contrasto, agli che male. Ah, la caviglia. Allora, entrata di Tempone piuttosto, caviglia, piuttosto argentina nella sua natura, rimane molto dolorante a terra Novoselski. Ah, no, però forse una... Ecco qui Leonid, poi in apprensione per le condizioni del figlio Maxim. Molto male, in effetti. Sì, però solo una botta, non si è fatto nulla, però fa male. Entrata cattiva che insomma non è bello vedere neanche tra i grandi. Allora rivediamola perché sì, sul piede un pestone. Ancora giù Novoselski, c'è qualcosa da recuperare, speriamo naturalmente che il giocatore del Lugano si rimetta in piedi. Ci sono un po' di movimenti sulla panchina del Lugano, vedo che sta per entrare Nicola Ilic con il numero 10, vediamo se sarà il caso, probabilmente sì, di operare il cambio. Esce a braccia Novoselski tra gli applausi anche del papà. Speriamo che non sia nulla di grave, sia solo una botta molto forte e molto dolorosa. A vederla così si tratta di quello, secondo me, però fa male, il dolore, cioè, il dolore certo. È forte anche per un adulto, figuriamoci per un bambino. Ora ce l'abbiamo qui accanto, per cui vediamo insomma. Piede destro per Novoselski. Si gioca con il Lugano, chiamato in campo Nicola Ilic, classe 2006, anche lui, Novoselski, 26 luglio 2006. Ora il Lugano che esce bene con Amirzade, poi ecco Ilic. Amirzade vorrebbe la linea di passaggio sul portiere, allora non la trova e quindi va per un'azione pericolosa, infatti gli viene sottratto il pallone e va a commettere fallo Mirzade, che però chiede scusa ma in realtà non aveva la linea di passaggio per toccare all'indietro. Punizione River, allora
calci piazzati che possono essere un importante snodo di questa partita, mentre continuiamo a dare un'occhiata alla nostra destra a Novoselski, medicato dai medici dello staff del Lugano. La palla alta, calciata anche qui in maniera piuttosto scontata, senza molto dolorante Novoselski. Provato Barreto, pallone alto, Novoselski però quantomeno sembra esserci un po' più tranquillizzato rispetto a prima. Intanto attenzione a Tempone, numero 11, che prova a mettere dentro questa palla, sulla quale interviene però Quezzi, che poi si fa riportare via il pallone dallo stesso 11 Tempone. Servito, quantomeno tentativo di servizio per Barreto, pallone che non arriva a destinazione. Ancora River che si riversa adesso in massa nella metà campo del Lugano, guadagna un calcio d'angolo. Altro calcio piazzato da sfruttare in formazione argentina. È arrivato anche Leonid Novoselski a confortare suo figlio. Pallone al centro, il colpo di testa, palla che però è completamente decentrata, termina sul fondo. Tutto ok, Novoselski che viene, diciamo, appunto, sì, confortato e incoraggiato dal padre. Vediamo, sarà soprattutto una botta e anche un po' lo spavento magari del contrasto. Sì. Tre minuti e mezzo più recupero che ci sarà in questo primo tempo, che il Lugano sta conducendo 1-0 e sarebbe la seconda grande sorpresa targata Lugano di questa giornata. Dopo la vittoria sulla Juventus sta arrivando un altro 1-0, gol di Simone Garantola. Qui intanto Cruiezio conquista palla a Mirzade, prova a buttarla in avanti ma viene un po' contratto, allora occasione per il River, Barreto, e Amirzade si fa immediatamente perdonare tornando su questo pallone. Attenzione però, perché attenzione, c'è la presa con le mani, zecca. Ah. Eh sì, la prima volta in giornata che vediamo una punizione a due in area, peraltro qui, impeccabile, passaggio, diciamo, come decisione. Amirzade, zecca, controlla e poi sull'attacco di Barreto. Sì. E allora mani, punizione a due in area. Dire. Succede anche nei grandi. Ecco, in piedi, anche se zoppica, ma in piedi Novoselski, che si rimette in panchina, confortato e tranquillo, via. Un po' più tranquillo, un po' di ghiaccio, una serata di riposo, domani poi vediamo. Punizione River. Tira Barreto, verrà servito Barreto, perché calcio a due. Eh sì. Anzi no, tira con il numero 3. Rojas. Lugano ben chiuso a doppia mandata dietro per proteggere intanto l'1-0 fino a fine primo tempo, poi si vedrà, poi possiamo anche pensare di vedere dei cambi, per esempio Bakvetila che vediamo sempre a bordo campo per osservare i compagni. Due minuti prima del riposo, ci sarà però anche recupero. River però da qualche minuto è davvero costantemente nella metà campo del Lugano. Ancora Barreto, mette al centro Lugano che allontana con un po' di disordine, palla al centro, la conclusione, un gol bellissimo, un gol stupendo. Che gol! Segna Jimenez. Barreto di testa, il tiro al volo del numero 5, se non vado errato. 8 o 5, sono illeggibili francamente i numeri. Uno tra Jimenez e Della Cuesta, portato sul parità. Della Cuesta, allora. Cerchiamo di individuarlo adesso in mezzo a campo, sì, dai, direi. Direi Della Cuesta, numero 8, 1-1 per il River. O il 6 o l'8, qualche dubbio rimane, l'8, direi l'8. Facciamo 8 e poi sì, ce ne accertiamo dopo. Comunque gol bellissimo del River che pareggia anche in maniera piuttosto meritata. Mi confermano Della Cuesta, sì, grazie dalla alla regia, che ringraziamo, un gol che merita proprio perché è molto bello di essere assegnato correttamente. Allora a Garantola risponde Della Cuesta, 1-1 nel finito primo tempo. Sì, però ancora di più perché è un gol che merita di essere celebrato assegnandolo al corretto proprietario. 1-1 Lugano River, partita piena di cose che sono successe in questo secondo tempo, da infortuni a pali, grandi gol, insomma tanto da vedere. Mi faccio quali palo, quello che ha preceduto il gol del Lugano, tu hai
hai già rimosso, io considero le due azioni distinte, okay, quindi giusto, ci sta giusto, che esatto, si sia esatto, considerato un pallo, non c'è recupero, anche se c'è stato da star fermi, 1-1, partita brillante, divertente tra Lugano e River Plate. 1-1 tra Lugano e River Plate, Garantola e Deceverri abbiamo risolto la querelle sull'autore del gol del River, diciamo alimentata anche dalla difficile decifrazione dei numeri, decifrazione dei numeri di maglia del River. 1-1, pareggio bellissimo peraltro, uno dei gol più belli di giornata, quello di Claudio Deceverri, il suo secondo gol in questo torneo dopo quello segnato nella primo pomeriggio al Chelsea. Allora 1-1 con un pareggio che può stare anche bene a Lugano, che però ha spazio adesso, attenzione che c'è, attenzione, Bacvetila e calcia fuori, la grande occasione dopo 25 secondi per subito mani nei capelli Bacvetila, per l'autore dei due gol contro la Juve, Bacvetila, servito benissimo da numero 4 Fodor. Lugano subito pericoloso, come spesso succede, in contropiede con la velocità di Ruben Laia Bacvetila. Può succedere di tutto in questa partita che è stata molto equilibrata, molto ricca di episodi, anche l'infortunio del piccolo Maxim Novoselski, che ha abbandonato per un problema al piede, alla caviglia, dopo un pestone ricevuto da Ruberto Fodor, è stato sostituito da Ilic. Ancora Fodor che lotta, servito da Vetila, messo giù con un fallo, stava servendo però in profondità lo Crotone, era una buona idea quella di Bacvetila. Ora si incarica di battere questo calcio di punizione. Mette anche le punizioni? No, infatti, potete fare tutto a me. La lascia Di Corrado. Di Corrado che non ha giocato la prima partita contro la Juve, dunque un esordio assoluto. Proprio di scivolata, attenzione a Bacvetila che può approfittare dell'errore da parte del numero 6 del River, Jimenez, che poi rimedia con la esitazione. Sembra per essergli fatale. Dall'altra parte il River con Barreto, numero 9. Si è trattenuto, si gioca a Mirzad. Due minuti, Lugano River 1-1. Per ora la partita è assolutamente sul risultato che merita, il pareggio. Della questa adesso. Pallone per il numero 9, Ruberto. Non era Barreto, ma Ruberto. Ancora River, attenzione, area di rigore, dribbling, la sterzata che non riesce perché c'è l'intervento perfetto del capitano Amirzade che poi sbaglia però. Però grande intervento di Amirzade, pulito, preciso, chirurgico sul pallone, uno dei migliori anche in questa seconda partita. Capisce male Ruberto, parata facile di Zecca. Attenzione però all'errore, e Zecca qui va a riprendersi palla perché si allunga nel controllo malamente. Qui il giocatore del River poteva davvero fare meglio. Guarda qui il controllo da parte del numero 8 Di Corrado, approssimativo, arriva come un falco Rojas ma sbaglia il controllo anche lui, non riesce a segnare il gol del 2-1. Poteva essere una buonissima occasione questa per gli argentini, che ripartono da Jarosevic. Sì, l'hai detto giusto, incredibile. Jarosevic, esatto. Abbiamo avuto una disattazione. Mi sembravi un po' ostile a questo cognome nel corso della giornata, invece adesso avete fatto pace. River che si riversa in attacco, la conclusione deviata in angolo. River che è ripartito forte. Altra occasione per i Millonarios, della Cuesta con il sinistro ha trovato la deviazione in calcio d'angolo. La tensione sul volto di Teodoro Palatella, allenatore del Lugano. Ah, ecco giusto, noi ci vediamo uno striscione proprio del Lugano sugli spalti, noi vogliamo questa vittoria. Eh sì. La prima è andata bene, insomma, squadra che adesso ha abituato bene i suoi tifosi. Ora è Amirzade dietro per Cruezio, un po' di pressing alto da parte del River Plate. In qualche modo esce il Lugano non senza difficoltà, alla fine ce la fa
voleva un fallo la squadra del River, poi benissimo, ottima l'entrata da parte del numero 6 Jimenez su Bacvetila. Diciamo che i giocatori del River non hanno esattamente la timori reverenziali nei confronti dei giocatori di Lugano, quando c'è da entrare duri ci entrano senza complimenti, è capitato prima. Un po' il fascino e anche il fiore all'occhiello del calcio argentino, questo temperamento assolutamente immutabile, che sia un amichevole o che sia una gara di giro del nervone. Attenzione però, perché qui c'era la possibilità per Ruberto di segnare il gol del 2-1 sull'erroraccio ancora da parte del numero 8 di Corrado. È il trenza Ruberto, che io soprannominerei visto il look. Errore grave questo, sia di Roberto che di Ruberto. Sì. Alla fine è stata di Corrado e Ruberto alla fine è andata bene a Lugano, ma insomma si rischia molto ogni tanto in difesa quando ci sono questi disimpegni un po' spericolati. Attenzione Loco Rotondo che cerca di servire Bacvetila, non arriva sul pallone numero 12, poi Amirzade chiude bene e questa è una brutta entrata però da parte del giocatore del River sul numero 4 Fodor. Rischiato Fodor, che era un altro brutto fallo. Della questa, il numero 11. Della questa molto duro nell'intervento, non è il primo, temo che non sarà l'ultimo dei giocatori del River. Amirzade sulla punizione, un passaggio direttamente in porta, il gol di Amirzade. Qui però Jarosevic qualche colpa ne ha, quindi qualche colpa. Guarda la gioia però di Amirzade. Aveva detto un passaggio, dopo per scontato un intervento semplice del portiere del River, invece completamente distratto da questo tiro, francamente nulla di che, di Amirzade. Jarosevic Totalmente sorpreso. Sorpreso, forse anche calcolato male, forse pensava che la palla uscisse. Non pensava che fosse di prima? No, beh, magari più che altro non si era accorto che stava per battere, diciamo, cioè era ancora magari distratto dal. Beh, insomma, qualcosa sarà successo perché non è possibile. E non è grave. Allora, arriva di nuovo sotto. Che macchia, un buonissimo torneo che sta facendo questo portiere, però sulla coscienza già il gol del Chelsea del 4-3. Questo ancora più grave, è davvero un errore quasi inspiegabile. E Lugano in vantaggio, si riporta a 6 punti e soprattutto mette il River di fatto a un passo dell'eliminazione, perché sono 0 punti in 2 partite. Poi domani ci sarebbe ancora la possibilità di provare ad arrivare tra le due migliori terze, però dovrà battere la Juventus. Si fa complicata la situazione per gli argentini, che però hanno ancora un quarto d'ora per pareggiare almeno questa partita. La grande parata di Zecca, perfetto nella chiusura, parata mirato al corpo il giocatore del River. Zecca si è fatto trovare pronto, due cambi nel River, dentro Obregon e Dadin, se non ho visto male, il 4 e il 13 in campo. Zecca ricomincia nel Lugano con la sua grande fiducia nei suoi mezzi, però ogni tanto bisognerebbe anche spazzare, lo fa in qualche modo il portiere Zecca. Il River guadagna il messo in attacco, la batte Obregon. Ancora il tentativo del River, c'è una deviazione di Cruezio, poi si va a saltare per il possesso in qualche modo Fodor, poi ancora River, forse un fallo, attenzione perché arriva per la possibilità del pareggio con Della Cuesta, mi sembra essere il numero 11. Adesso vedremo meglio di chi si tratta. Qui l'assist involontario da parte del numero 13 Maslarov. Ed è molto bravo qui il giocatore del River, che secondo me è in maglia numero 11 Della Cuesta. In ogni caso un pareggio che il River cercava e ha trovato subito, proprio per evitare di perdere terreno dal girone da questa partita. Eh sì, era lui, Della Cuesta, accendiamolo allora, numero 11 Della Cuesta, 2-2, partita divertente, così come lo era stata Lugano-Juventus. Lugano che crea molto ma concede anche molto, e adesso Zecca non benissimo nell'intervento, se ne evita quei peggiori mirate che manda in porta, riesce a servire Fodor anticipato poi all'ultimo, e c'è un calcio di punizione per il Lugano. Fodor rimane anche a terra,
ancora un contrasto duro, River che diciamo non si sta facendo grandi amici per usare un eufemismo in questa partita. Qui spintone, sì, prende anche il pallone della Cuesta, ma prende un po' tutto. Sì, non è un fallo, non è un fallo diciamo cattivo, è una spinta, ecco, poi però rimane a terra Fodor. Anche lui lo vediamo qui piuttosto dolorante. Qui l'allenatore Gustavo Fermani, che ha sicuramente plasmato un River a sua immagine e somiglianza, però ogni tanto si potrebbe anche andarci un po' meno pesanti. Metà secondo tempo, anche qui c'è una pausa per infortunio, consente anche ai giocatori di dissetarsi. Sono le 8 passate, c'è ormai il tramonto che incombe, ci sono le luci accese. Sì, c'è anche un'arietta fresca che devo dire, sì, molto gradevole. Sì. Ecco, intanto Fodor, guardate, poverina. Dolorante. Bollettino impegnativo per il Lugano. La smorfia di dolore di Fodor, che anche lui sta raggiungendo. Però sta bene anche lui, cammina. Un colpo assolutamente Cristian Fodor. Comprensibile, ma nulla di particolarmente grave. Il River ci riprova a metà secondo tempo, 2-2, punteggio che pareggio che sta meglio al Lugano che al River, che poi domani è costretto a battere la Juve. Qui c'è un angolo per la formazione argentina alla ricerca del 3-2. Attenzione ai calci piazzati che Lugano batte abbastanza bene con numero 8 Echeverri, autore già del gol dell'1-1, un bellissimo destro. Là dentro, rimane lì Zecca ancora in due tempi, subisce anche la carica perché andato in tre. Anche un po' a calci, ecco, si dovrebbe intervenire qui, anche l'arbitro l'arbitro. Sì, sì, però anche non soltanto fischiando falli, ma anche qualcosa di più, perché insomma anche qui il pallone, il portiere aveva il pallone saldamente in mano qui e prende un calcione e insomma non va bene, ecco, anche perché capisco la foga, la voglia la garra di portare a casa la vittoria, però anche prendere a calci gli avversari. Qui si trattava del numero 7 Tempone, che è entrato discretamente pesante sulla mano del povero Zecca, che adesso è a terra anche lui. Insomma, River che ci sarà qualcosa ancora da recuperare, qualche partita da giocare, immagino, questi giorni. Ecco, consiglio anche per i giorni successivi alla squadra argentina un atteggiamento un po' meno volitivo in campo, perché insomma si può anche evitare di farsi male. Vedete anche una bandiera della Juventus che tra poco chiude il programma della giornata, il programma infinito di questa giornata, chilometrico, con Juventus Chelsea. Abbiamo visto inquadrato Novoselski con il ghiaccio sulla caviglia, ormai non è più dolorante, insomma sta decisamente meglio. Punizione Lugano, in via Zecca. Si è rimesso Zecca. Sono 7 minuti e mezzo, più però secondo me un nutrito recupero per il gioco che è rimasto fermo. Due infortuni, quelli a Fodor e Novoselski e quello adesso di poc'anzi, Zecca, di poco fa. Era un angolo in mezzo Zecca stavolta senza problemi nell'intervento. Adesso prova Maslarov, largo lo corotondo, brutto il controllo, il numero 9, decisivo contro la Juve. 7 minuti, Lugano cerca un po' di far passare i secondi, si è visto pochissimo Bakvetila, attaccante che era stato strepitoso contro la Juve, oggi un errore dopo pochi secondi nell'ingresso in campo, poi poco da segnalare, anche perché Lugano si è un po' abbassato e consente alla River di piantare le tende. Qui un altro errore della difesa svizzera. Attenzione allora, davanti a Zecca, ora la porta è libera, il tentativo, poi si accartoccia un po' nel colpire il pallone il numero 8 Echeverri. E quindi grande occasione qui Echeverri, è stato la possibilità del 3-2. Bravo Zecca a rallentare la corsa senza commettere fallo, e poi hanno fatto buona guardia i difensori del Lugano. Ancora un angolo, River adesso decisamente a trazione anteriore per andare a cercare la vittoria. Ancora un angolo, ancora Echeverri.
Stavolta la palla termina... No, viene tenuta in campo dal River, che però la riconsegna dal Lugano. Allora può farsi vedere, attenzione, davanti, no, la squadra svizzera, ma non aggancia Bakvetila. Allora ancora River con Ruberto, poi un altro tackle duro, si rialza però il numero 13 Maslarov. E occasione ancora per il River, palla dentro, arriva il gol del 3-2 per il River Plate. Segnato da Dean, se non ho visto male, il numero 13 che è anticipato. Intanto però è intervenuto l'arbitro, cosa è successo? Ora qui contrasto tra Mirzade e Ceveri, palla in mezzo col numero 15, Dadin mette dentro, ha toccato forse con la mano Cruezio, ma il gol è valido perché è stato concesso, e dunque 3-2 River. Dadin, porta vuota, c'era stato un momento di incertezza, ma Dadin ha segnato il gol che riporta, che si porta per la prima volta in vantaggio il River, 3-2, e allora classifica che si fa contorta adesso nel gruppo C. Aspettiamo di capire come andrà Juve-Chelsea per darvi un'idea più definita. River in vantaggio, e possiamo dirlo anche con un certo merito, visto che avevano attaccato senza soluzione di continuità per tutta la partita. Adesso il River che è a terra, adesso si gioca più praticamente. Intanto Domoseschi lo vediamo qui, sì, a bordo campo, completamente ristabilito, sì, direi. Sì, meno male, siamo contenti naturalmente che stia bene, era solo una botta come avevamo peraltro previsto. Ah, qui l'errore di Zecca che poi in qualche modo si fa perdonare, ancora Zecca. Sì, situazione un po' rocambolesca nella finale di partita e di giornata, con il River che va vicinissimo al 4-2. Sono un po' saltando gli schemi, una partita che arriva a fine serata, a fine giornata, una giornata molto stancante anche per i bambini, che sono un po' adesso anche come concentrazione piuttosto in rosso da quel punto di vista. 3-2, 3 minuti e mezzo alla fine, Lugano che ci prova senza grandi sussulti, va detto. River che sta legittimando il vantaggio, si gioca ancora Amirzad, ancora il giocatore di origine afghana, dentro per Bakvetila, l'uscita tempestiva del portiere del River, si gioca Bakvetila a terra, anche lui, il tiro, la traversa clamorosa dai 25 metri, anche di più forse, da parte di un giocatore del Lugano, numero 12, è stato Bakvetila, anzi no, è stato Ilic a provarci da fuori, balli tra i capelli dei giocatori del Lugano. Traversa piena, scavalcato Jarosevic, grandissima conclusione da fuori, traversa piena, qui l'uscita pulita peraltro di Jarosevic, tiro se non sbaglio di Ilic, di Maslarov, e la rimessa in attacco a favore del Lugano, rimessa a favore del Lugano, mancano 2 minuti, c'è da capire quanto ci sarà da recuperare, forse qualcosa. Sta giocando poco adesso, tanti giocatori a terra. 2 minuti ancora da giocare di Corrado per la rimessa laterale verso Kriuezio. Poi il pallone riconquistato dal River, ma non riesce a tenerlo in campo qui Dadin, però è Della Questa che va a rimettere in gioco. In qualche modo si riconquista un'altra rimessa sull'attacco da parte di Ilic, il River Plate questa volta esce sul fondo, e allora in fretta Zecca per l'immediato rinvio qui di Corrado, però di fatto da un assist al River Plate, il destro a giro finisce fuori, errore da parte di Corrado. Una grande fiducia davvero nei mezzi, sì, dei loro mezzi, ogni tanto però commettono errori piuttosto gravi come questo, il River quasi si è trovato a porta vuota, l'errore di Zecca di rinvio, recupera in qualche modo, però ancora una volta il Lugano perde un brutto pallone sulla sua tre quarti, il River rimane comunque alto, lontano da pericoli, ancora un giocatore a terra.
si tratta stavolta di Locorotondo, partito addirittura fuori a braccia. Eh sì, viene inserito Garantola. L'autore di uno dei due gol del Lugano, l'altro di Amir Zade. Vediamo se Bakvetila riesce a raggiungere questo pallone, poi c'è Maslarov, anzi no, chiedo scusa, è proprio Ilic, viene fermato, Bakvetila, Caparbio, ancora il pallone che rimane lì, e il rinvio di Jarosevic. Ancora il River, campo aperto, raffonda la formazione argentina, bravissimo però nel recupero Krieziu, però esagera e poi il River va a guadagnare il calcio d'angolo ormai allo scadere. Un minuto di recupero, un minuto di recupero, il River non ha fretta, stai lì, tienila lì, dice l'allenatore, esatto, nella quinta. Così fa il River, non chiamati per cognome ormai. Così fa, e anzi riesce a uscirne bene, poi zecca, però va a parare, forse non era quello che voleva l'allenatore, che voleva invece perdere tempo. Attenzione, Bakvetila, esatto, aveva messo, aveva i piedi nella metà campo avversaria, dunque punizione per il River, un po' l'ingenuità questa del Lugano che di fatto consegna al River l'ultimo pallone di una partita divertente, combattuta, molto combattuta. 10 secondi alla fine, River che sta portando a casa i 3 punti, 3-2 per l'ultima, penultima partita di giornata che precede l'ultima, che è Juve-Chelsea, 3-2 River.